Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo vlog con un filino di eco perché sono nella nuova casa ancora mezza vuota, mezza piena, ma insomma ci siamo trasferiti ieri. So che molti di voi erano curiosi di vedere la casa nuova e soprattutto di vedere il nuovo studio, me l'avete chiesto tipo in tantissimi, dopo anche che ho fatto una fotina teaser su Instagram. Quindi oggi volevo fare questo vlog per farvi vedere dove abiterò. Ovviamente mi sono trasferito con Karen e ci serviva ovviamente una nuova casa dove stare insieme, dove poter coniugare tutto, compreso il mio lavoro. So che molti di voi hanno già visto la casa, hanno già curiosato dal vlog di Karen, quindi il mio, diciamo che sarà un tour veloce e vi mostrerò anche la parte disordinata, soprattutto perché ci sono scatoloni ovunque, ma soprattutto mi focusserò sullo studio. Quindi andiamo. È sempre una sofferenza alzarsi da questo divano perché è molto molto comodo. E per l'appunto iniziamo dalla sala, anzi andiamo proprio all'ingresso. Quindi qua c'è l'ingresso, ok? Quindi tu entri e questo è ciò che vedi. Qui subito a sinistra abbiamo lo sgabuzzino. Le leggende narrano che lì ci abitasse Harry Potter una volta, però poi è andato a scuola perché era un ignorante e non aveva mai studiato. Insomma, qui ci appendiamo le cose, le scarpe, eccetera, eccetera. Scala che va al piano di sopra, dove c'è lo studio, dopo vi faccio vedere. È forse il punto di maggiore eco della casa al momento. E questa è la sala. Vedete che siamo pieni di scatoloni perché ci siamo trasferiti in maniera definitiva ieri. Quindi stiamo portando dentro un sacco di cose e pian piano dobbiamo sistemare. Tra l'altro, se notate, queste sono tutte cose mie. Qua ci sono un po' di regali che mi avete fatto a Bologna, quindi vi ringrazio, non li ho ancora portati tutti, ce n'è una parte. E devo, insomma, mettere ancora tutto a posto, questo è il succo del discorso. Lo studio non ha ancora i gadget sopra i mobili, ma presto li metterò, tranquilli. Riconoscerete il mio enorme pupazzo Sharky di uno squalo, questa è la mappa che avevo sempre alle spalle, che appenderò nello studio nuovo, e mi sono portato anche un Lego da finire di costruire, da mettere sempre nello sfondo. Una sala, diciamo, molto spaziosa. Lì c'è un primo balcone. Questi puff forse non li avete visti nel video di Karen, forse in quelli recenti sì. È stata un'aggiunta fatta dopo. Qui abbiamo il mobile della TV con il mio amato televisore 4K 55 pollici, dove mi sfondo di Netflix and chill, ovviamente. Da questa parte abbiamo la cucina, tavolo numero 2. Lì c'è il tavolo della sala, qui quello della cucina, e sinceramente non ho ancora capito dove mangiare perché tipo li alterniamo un po' a caso. E abbiamo questa spaziosa cucina con tutti gli accessori, le fornellanze, le coltellanze che tra un po' faccio cadere, mi faccio un male cane. E qui c'è un altro balcone che dà alla parte frontale della casa. La cosa fica di questo frigorifero è che è gigantesco, tant'è che abbiamo fatto un botto di spesa e sembra ancora vuoto, ma io vi assicuro che abbiamo un botto di roba in cucina. Però sembra tutto vuoto, non lo so, c'è troppo spazio. La cosa figa, dicevo, è che qui abbiamo due levette. Questa eroga il ghiaccio e questa eroga l'acqua in automatico. È davvero comodissimo, non l'ho mai avuto in vita mia. Però ora che ce l'hai non ne fai a meno. Soprattutto perché non ti devi comprare l'acqua al supermercato, visto che te la depura e te la spilla da qui. È una figata pazzesca. Detto ciò, dobbiamo andare di sopra, ma prima c'è il bagno, giustamente. Lo faccio vedere al volissimo, se capisco come spegnere, no, le luci della sala, che non ho ancora capito dove. Ma che luce è questa? Qua ho acceso il bagno. Qui forse. Ok, sì, perché poi questa accende altre luci lì, però questa è un'altra ancora, insomma, un casino, ragazzi. Allora, il bagno numero 1, piano terra. Ciao a tutti. Bagno molto piccolo questo, che serve soprattutto come lavanderia e poi per il piano terra. C'è il box doccia, ci sono tutte le comodità, però come vedete è abbastanza piccolo questo. Ora saliamo al secondo piano. Qui sulle scale non c'è nulla di particolare, sono molto carine, ma diciamo che di base c'è solo un grandissimo eco. Questo è il corridoio del piano secondo. Dietro questa porta c'è Karen, che adesso vi saluterà. Ciao, non la vedrete in questo video perché è stanca. Questo è il bagno principale del piano di sopra, dove c'è uno specchio gigante,
tutte le comodità. Haha, tier non ce l'hai, loser. E poi abbiamo la vasca da bagno, che è tipo fichissima, perché avere il rubinetto qui ho scoperto che fa un getto potentissimo nell'acqua e quindi produce un fottio di schiuma ed è una roba top. Devo entrare in camera. Posso entrare? Entra pure. Ok. Ciao, con permesso. Ma questa donna è invisibile. Dov'è? Vabbè, a noi interessa la camera in questo momento, perché qui c'è un altro balcone che svolge la funzione di balcone. Qui abbiamo il letto matrimoniale, queste coperte che sono molto carenose, in realtà le ho scelte io. Lei inizialmente non le voleva, ma le ho scelte io perché, nonostante io sia un maschio, a quanto pare non ho dei gusti così schifosi. E niente, sono belle. La camera è molto spaziosa, ci sono altri materassi che erano quelli presenti prima, ovviamente noi abbiamo comprato tutto nuovo, ma non siamo ancora riusciti a spostarli, quindi aspettiamo di spostarli. E adesso, finalmente, andiamo a vedere il mio studio. Allora ragazzi, entriamo piano piano e questo è il mio studio. Vi piace? Io registro lì dentro. Non è vero, questo è l'armadio, tranquilli. Il mio studio è dall'altra parte. Eccolo, yeah! Allora, cosa c'è da dire? Su Instagram vi avevo fatto vedere questo riquadro, quindi la scrivania, che non è un pezzo unico, ma sono due scrivanie che ho sapientemente unito. Guardate, cioè è tipo quasi perfetto. Non si nota che non sia un pezzo unico. Cose quadrate qui che servono per attutire il rumore. Infatti se parlo qui sentite che l'eco già c'è molto meno rispetto a fuori. E niente, qua mi sono spostato ieri, quindi ho portato tutto quanto. Non c'è ancora del cable management, però mi interessa poco sinceramente. È molto spazioso qui per registrare, sembra è più piccolo della vecchia stanza, ma sinceramente c'è quello che basta ed è molto funzionale, tutto molto comodo. Ora, tutte le cose che avete visto giù andranno in questi vari riquadri qui sopra, sulla mensolina storta, che è tipo è drittissima, se la guardi di lato sta svenendo. Però vabbè, è una lunga storia quella. Qui probabilmente metterò la mappa, quindi il mio poster di sfondo, e lì appunto tutti i vari gadget, cercherò di impegnarli in qualche modo. Qua non ho ancora montato bene stampante, console, quindi non fateci caso. E qui abbiamo una delle mie katane che mi sono portato. Quindi nei prossimi video, o forse è già uscito qualcosa, sinceramente non lo so, ma vedrete una facecam di questo tipo. Vedete, la facecam è qua. Quindi sarò più o meno in un riquadro così, quindi vedrete la sedia al centro, parete bianca dove ci sarà il poster e lo sfondo così, quindi sarà ad angolo. Ho deciso di fare tutto ad angolo per sfruttare meglio lo spazio, perché questa sarebbe la cameretta in teoria, quindi lo spazio è quello che è, e quindi in questo modo sfruttavo l'obliquo e risultava utile. Avrei potuto togliere l'armadio e guadagnare spazio, però questo ci serve, quindi l'abbiamo tenuto. E quindi niente ragazzi, ora mi siedo sulla mia sedia che mi sono portato da casa spaccandomi la schiena. Mi metto anche il mio solito cappellino, così avete più familiarità, iniziate a capire. Ecco, più o meno sarà così la ripresa, più o meno. Una cosa questo tipo, però più stretta sul viso. Comunque ragazzi, non vi ho fatto vedere lo studio completo con tutte le cose appese, i gadget, perché appunto le ho portate qualche ora fa in casa, quindi non ho ancora finito di trasportare tutto. Non so se ora che uscirà questo video sarà pronto, ma quando è pronto vi metto una fotina su Instagram. Se non sapete come mi chiamo, trovate il link in descrizione o cercate Aaron Blaze Official, così poi vi faccio vedere un po' un aspetto definitivo dello studio riempito. In molti hanno chiesto: ma nella casa dov'è la camera per il bimbo slash bimba? Tra l'altro tra poco uscirà, tra qualche giorno uscirà il video sul canale di Karen dove vi svegliamo se è bimbo o bimba, ok? Così svegliamo anche questo mistero. La cameretta è questa, che ho occupato come ufficio, principalmente perché mi serve un ufficio, altrimenti non mi sarei trasferito qui. Semplicemente i neonati non hanno bisogno di una camera a sé stante, anzi hanno bisogno di stare vicino ai genitori, perché hanno vari bisogni, tipo qualsiasi ora in maniera imprevedibile. Quindi semplicemente la stanza matrimoniale è molto spaziosa e lì andremo a mettere il lettino, in più giù ci saranno altre cose, quindi insomma ci sarà una parte giù e una parte in
camera nostra, dove potremmo tenere la prole. Ecco, prole è una parola neutra che forse si addice per non spoilerare nulla. È ovvio che questo vale per un neonato, un bimbo o una bimba. Cresciuti, quando crescono hanno bisogno della loro cameretta. Ma non è che mi sono trasferito qui per restarci tutta la vita. Non si sa mai, potremmo trasferirci di nuovo, potremmo comprare casa, potremmo rivedere questa casa e spostarci e sistemarci in un modo diverso, chi lo sa, quindi non è detto nulla. Quindi ragazzi, detto tutto ciò, ci vediamo nei video da questa locazione nei prossimi giorni, spero che vi abbia fatto piacere questo aggiornamento, spero che vi siate tolti la curiosità e noi ci salutiamo, un saluto da Rainblaze, ciao a tutti!